potrai essere anche il prossimo ottobre, magari una donazione di testi dell'Accademia di Belle Arti o del Comune di Roma alla biblioteca. Scambi proprio sia videoconferenze che mostre, che anche donazioni, donazioni anche di testi. Noi siamo disponibili ad essere un ponte con l'istituzione di Roma Capitale affinché questo possa avvenire, non soltanto nel nostro piccolo di municipio, però penso che ci possiamo far carico di essere portatori di questa richiesta. Io prima che la dottoressa Garibaldi se ne vada, la voglio solo ringraziare per una cosa, perché lei ha puntato l'attenzione su una cosa che a me sta veramente a cuore. Il Mediterraneo, che è un mare chiuso, in realtà il mare più libero e più aperto del mondo, è stato la culla della civiltà. Oggi deve essere la culla dell'integrazione. Noi siamo Europa, e su questo non sono d'accordo con te, noi siamo Europa, ma in Europa noi dobbiamo portare quello che il Mediterraneo rappresenta, che non è un mondo a parte, ma è il nostro, perché comunque noi veniamo anche da quelle tradizioni, anche da quei linguaggi, anche da quella cultura, ma soprattutto perché l'ignoranza è il miglior alleato del terrore. Il terrore è lo strumento più forte della dittatura. E allora, se noi vogliamo aspirare alla libertà per l'essere umano, dobbiamo aspirare alla conoscenza. L'esempio che avete fatto sulla distruzione delle magnifiche opere d'arte che sta succedendo non solo in Medio Oriente, ma ormai diciamo in tutta quella zona del mondo, è un esempio importante, perché vuol dire voler cancellare una storia di civiltà che hanno dato origine a quella che è la civiltà occidentale. Allora, l'ultimo che distrusse definitivamente la biblioteca alessandrina fu uno sceicco arabo. Adesso non lasciamo stare che era uno sceicco arabo, però la distrusse dicendo che se in quei libri non era riportato ciò che era scritto sul Corano, erano libri empi, quindi non avevano letto. Non so se questo è una leggenda, è un però, falso storico. Però mi passi la metafora. Perché non vale per il mondo arabo, vale per qualsiasi integralismo. Ovunque c'è la volontà di cancellare la diversificazione della cultura, c'è la volontà di voler tenere un popolo sotto scacco. Quindi il compito della nuova biblioteca alessandrina è il compito nostro, che la vogliamo aiutare a crescere, deve essere proprio così. La ringrazio davvero, assolutamente. Grazie davvero.